Salve a tutte e tutti, amici miei. Come va? Ieri martedì 2 marzo 2021 è iniziato il Festival di Sanremo, come preannunciato in un mio precedente video. Avrei voluto fare un video ieri, ma dobbiamo accontentarci di farlo oggi, che è il 3 marzo, mercoledì 3 marzo. Il Festival di Sanremo si concluderà sabato 6 marzo 2021. Durerà quindi 6 giorni. Ci saranno 34 invitati, di cui non mi ricordo il nome perché manco li seguo. Prova è dell'importanza che gli do. E poi, come dire, una nota stonante che molti hanno sottolineato anche tra le persone che mi seguono è l'assenza di pubblico, paradossalmente compensata dagli applausi e dalle voci che non so se provengono da delle registrazioni nell'anfiteatro, nella sala lì, o è la gente da casa che può interagire con delle applicazioni e fare da pubblico virtuale. Come sempre, naturalmente ci sarà il voto della giuria, il televoto, che oltretutto se lo fanno pagare. E magari varie applicazioni e reti sociali dalle quali votare. E come sempre ci saranno delle polemiche, perché io ho seguito un programma nel quale Renzo Arbore parlava della storia di Sanremo e come sempre ci siano state delle polemiche tra il voto della giuria e il voto popolare. Così in pratica, anche se vinceva un cantante per la giuria, in pratica c'erano come due vincitori, perché poi alla fine la gente si teneva il vincitore per il voto popolare e alla fine ognuno si teneva il vincitore che voleva. Quindi ci sono sempre state delle polemiche attorno a Sanremo. Camminato un po' in questo giardinetto qua per Casal Palocco. Ecco, a questo punto del video vi devo rivelare una cosa che ho sempre raccontato in ogni mio video di Sanremo e vedrete tra i video consigliati e le cartelle a fine video, insomma. Io Sanremo non l'ho mai visto, non mi è mai piaciuto e non lo guarderò mai. Infatti mi hanno raccontato cose su Sanremo che voi umani non avete mai visto, ma non soltanto, che anche io non ho mai visto. E ogni tanto, vabbè, io da piccolo, da giovane guardavo Sanremo, soprattutto le edizioni in bianco e nero, perché molti di voi magari siete molto giovani. Una volta c'erano dei bravi cantanti, ma ormai si è sempre di più, dopo gli anni 70, si è sempre di più commercializzato Sanremo. Già la gente diceva che Sanremo negli anni 70 era un fenomeno commerciale, ma lo credo, partecipano le discografiche, che deve essere se no? È un fenomeno gratuito. Comunque, a parte questo, a me non mi è mai interessato Sanremo, anche perché ho ascoltato tutt'altro genere di musica. Comunque, faccio delle obiettive analisi in ogni mio video che ho fatto su Sanremo. Da quando ho aperto questo canale di YouTube il 7 febbraio 2013. Quindi già ho aperto il canale e ho fatto dei video su Sanremo.
nel 13 o nel 14, non mi ricordo. Andateli a vedere perché ve li consiglierò. Ogni tanto salterà un titolo in alto e sarà il video che io vi suggerisco di guardare. Poi le cartelle a fine riproduzione video, anche quelle cercherò di mettere su Sanremo. Siccome ne ho fatti tanti di video su Sanremo, anche dei podcast di Spreaker su Sanremo troverete nel mio canale. Comunque, cercate nel mio canale Sanremo, pubblico avvisato, mezzo salvato. A me Sanremo non mi sconfinfera proprio. Credo che ci siano state troppe simulazioni in tutti questi anni. Già dall'epoca di Pippo Baudo, i finti suicidi, i disoccupati che vanno a protestare sul palco dell'Ariston, che è l'hotel nel quale si celebra Sanremo, che c'è un teatro, il teatro Ariston dell'hotel Ariston. A molti sembrava nuova questa cosa dei disoccupati che andavano a reclamare nel Sanremo di Fabrizio Fazio e Luciana Littizzetto. Erano degli operai che minacciavano di suicidarsi. Ebbene, in uno o due festival condotti dal mitico Pippo Baudo, prima va una delegazione, mi sembra sempre dell'industria pesante. E lui dice: sì, tutti noi dobbiamo farvi fare il vostro reclamo, è un dovere sociale, è un servizio sociale, come di pre per il sociale, insomma. E poi c'era un operaio o un disoccupato che voleva suicidarsi, sempre buttandosi più o meno da una balaustrina, come successe per il Sanremo della Littizzetto e di Fazio, di cui io ne parlo anche. Insomma, gira e rigira, gira e rigira, la frittata è sempre quella, e anche la passeggiata. Ho passeggiato insieme a voi, ho parlato di Sanremo, forse farò dei video in questi giorni, perché sono 6 giorni che dura, io vorrei fare 6 video su Sanremo. Con questo purtroppo vengo meno al compromesso che mi sono preso di fare solo un video a settimana perché possa realizzare il numero di visualizzazioni più elevato, perché se pubblico più di un video a settimana interrompo le visualizzazioni dell'ultimo video con il nuovo. Però volevo fare un video su Sanremo prima che finisca. Forse ne farò altri, forse non farò altri video su Sanremo, ma mi raccomando, se voi volete vedere tutti i video che io ho fatto su Sanremo in questi 8 anni, poi sono video che a volte durano 2 o 3 minuti, non durano 8, 20 minuti, 30 minuti. Capito? Andateli a cercare nel mio canale Sanremo. Mi raccomando, fate i bravi. Questo video uscirà tra poco, forse di notte. D'altra parte, molti finiranno di guardare Sanremo e guarderanno il mio video.
Non posso mica pubblicarlo di sera quando tutti stanno a guardare Sanremo e nessuno cerca i video del sottoscritto. Invece, appena finito Sanremo, tutti guarderanno il mio video e mi faranno uno youtuber importante come PewDiePie o come altro si pronunci. Allora, ringraziandovi di tutto, mi accomiato da voi. Mi metto la mascherina. Come ci tocca vivere? E ho interrotto l'ora d'aria e adesso ritorno a casa. Mi raccomando, proteggetevi, statemi bene, indossate la mascherina e guardate Sanremo se volete. Poi lasciate nei miei sotto nella scatola dei commentari cosa ne pensate di Sanremo. Lasciate fra i commentari le vostre opinioni su Sanremo. E come è andato ieri, come è andato oggi, 3 marzo, e magari se vedete questo video dopo il 3 marzo, continuate a lasciare nei commenti cosa ne pensate, qual è il cantante migliore, se vi piace Sanremo, eccetera, eccetera. Fatemi sapere nei commenti se vi piace Sanremo, qual è il vostro cantante preferito, chi pensate che vince, queste cose qua. Molte grazie, ciao.